su alcuni settori l'internazionalizzazione è importantissima, su altri tipo la moda abbiamo delle difficoltà perché alcuni paesi stanno continuando a chiudere su alcune fiere, però oggi come oggi dobbiamo allargare la nostra visione sul mondo per vendere i nostri prodotti. Abbiamo visto che siamo leader sul turismo con il nostro CT Mancini, e è andata benissimo l'idea che ha avuto Acquaroli su questo testimonial. Abbiamo visto che l'accordo portato avanti con il vicepresidente Carloni sull'internazionalizzazione ha favorito al massimo il mondo imprenditoriale su questa linea dell'internazionalizzazione. Oggi dovremo essere molto attenti sul virus, però dovremo riconquistare questi mercati. Alcune fette, tipo la meccanica, tipo il mobile, l'agroalimentare o le materie plastiche, hanno recuperato. Sul settore moda dovremo essere molto attenti e aiutarli, perché ancora questo settore ha bisogno di sostegni per far sì che possano recuperare al meglio tutte quei paesi e quelle fette di mercato dove le nostre aziende erano leader. Perciò ecco lo sforzo che metteremo in campo a fianco della Regione Marche, a fianco dell'assessore Carloni o del presidente Acquaroli, è proprio questo, ecco, essere, diciamo, fautori di un collegamento fra il mondo imprenditoriale e le istituzioni per mettere a terra il prima possibile i fondi che arriveranno.